È chiaro che non sono un giovane, ma sono un doppio giovane, essendo nato nel 1950. Per i molti di voi che non conoscono la FAST, pochi flash, è la federazione delle associazioni. Raggruppa 36 associazioni tecnico-scientifiche, circa 50.000 tecnici, 32 periodici con 350.000 lettori, all'incirca dagli 800 ai 1.000 eventi l'anno in Italia e in Europa. Associazione tipicamente milanese-lombarda, Ambrogino d'Oro nel 1967, in tempi non sospetti, per la divulgazione scientifica e tecnica, medaglia d'oro della provincia di Milano per il presidente di allora Luigi Morandi. Prima di ottenere la vittoria all'Expo, e soprattutto dopo, girando per il mondo, chiedevo ai ragazzi perché dovresti venire a Milano, che cos'ha per te Milano? E in funzione dell'esperienza culturale e professionale che questi avevano, si è venuto fuori un caleidoscopio, cioè una specie di Milano Decathlon. Milano perché arte ambrosiana, andate a vedere quello che stanno esponendo adesso su Leonardo, arte perché cultura, arte perché Milano perché formazione, le università, è ricerca, è biomedicina, è economia la fiera, è più, ma è anche moda, ICT, editoria, eccetera. Quindi c'è questa attrazione che vivono. L'immaginario collettivo è molto importante. Allora, il progetto che presentiamo è molto concreto, è portare a Milano 1.000 giovani da tutto il mondo per la fase preparatoria e durante l'Expo, magari per riempire anche il tendone di Don Mazzi, almeno un giorno. Fase preparatoria, c'è la possibilità di portare nel 2012, di organizzare a Milano l'esposizione scientifica europea. È una manifestazione promossa dal Movimento Internazionale per la promozione della scienza e della tecnica per i giovani nel tempo libero. Stanno una settimana, nel mese di luglio, terza settimana, quando gli esami di maturità sono finiti, e presentano i loro progetti. Non sono ragazzi qualsiasi, sono ragazzi vincitori di concorsi nazionali nei loro paesi, in quelli dell'Unione, i 27 più 13 che sono associati a questo, che possono, mi piacerebbe molto, all'interno dei chiostri della Statale o della Cattolica, far vedere il meglio della scienza e della tecnica applicate alle tematiche dell'Expo. L'anno dopo si può fare invece ESI, Expo Science International, sempre con questo movimento internazionale per la promozione della scienza e della tecnica in tempo libero, che vuol dire 1.000 ragazzi da 82 paesi, ma si possono anche aumentare, per la stessa esperienza. In questa settimana il progetto prevede ed è di impregnarli di Milano, sto parlando del 2012-2013, perché impregnarli di arte, cultura, formazione, economia, scienza, storia, tutto quello che volete, moda, editoria, perché diventino i nostri ambasciatori per il 2015. E nel 2015 si può concludere invece con la 27esima edizione del concorso dell'Unione Europea per giovani scienziati. In questo caso, ragazzi, sono circa 130, dai 27 paesi dell'Unione e da 13 associati che per una settimana si confrontano all'ultima innovazione, anche qui mi piacerebbe in un ambiente storico, architettonico, di pregio e di valore. Una battuta per chiudere, ho chiesto chi Expo, sempre ai ragazzi in giro per il mondo, vi aspettate. Un ragazzo a San Francisco mi ha risposto, vorrei finalmente un qualche cosa che sia innovativo nei contenitori, le opere edili, deve caratterizzarsi come l'Expo più verde mai fatto prima, non come esperienze recenti fatte a Milano. Innovativo nei contenuti, le cose che mettiamo dentro. Per esempio nel 2013 finisce il settimo programma quadro dell'Unione Europea, avere una tematica, la ricerca europea produce con le esperienze più significative di quello che è stato questo finanziamento di 50 miliardi di euro con finanziamento all'industria europea, potrebbe essere una bella esperienza. Terzo, eccitante nei programmi, ci devono interessare. Grazie. Grazie a lei, grazie ad Alberto Pieri.